Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Natale si avvicina e ci prepariamo ad imbandire le nostre tavole con tanti dolci tipici e golosi. Quello di oggi è un dolce tradizionale del sud Italia. Sto parlando degli struffoli e oggi voglio condividere con voi la mia ricetta. Vi elenco quali sono gli ingredienti e iniziamo. Ci servono 200 g di farina, 2 uova, 20 g di zucchero, 20 g di burro, 2 cucchiai di liquore limoncello, un'arancia, un limone e un mandarino. 3 cucchiai di miele, ciliegie candite quanto basta, codette colorate e perline quanto basta. In un contenitore versiamo la farina. Facciamo un buco al centro e uniamo le uova. E uniamo lo zucchero e un pizzico di sale. Grattugiamo un po' di buccia di arancia un po' di buccia di mandarino e un po' di buccia di limone. Ovviamente sono stati prima lavati e comunque sono tutti agrumi biologici. Adesso è il momento di unire il burro. Rompiamo il burro con la forchetta ed uniamo il liquore strega o limoncello. Questo è un limoncello perché è fatto in casa ed è molto aromatico e io preferisco sempre il limoncello. E impastiamo. Raccogliamo bene tutta la farina e ci aiutiamo con la forchetta. Una volta raccolta tutta la farina, mettiamo l'impasto sul piano da lavoro e lo lavoriamo per bene con le mani. E una volta impastato, quello che dobbiamo ottenere è un panetto morbido. Ora lo mettiamo in una ciotola e lo facciamo riposare mezz'ora in frigorifero. Trascorsa mezz'ora, prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo sul piano da lavoro, prima spolveriamo e lo mettiamo sopra. Cerchiamo di dargli una forma rettangolare che stendiamo con il mattarello. Se volete potete prendere dei pezzettini di pasta e formare delle palline, ma io in questo modo mi facilito un po' il lavoro. E adesso tagliamo delle strisce piuttosto sottili. Vedete? E lo spessore deve essere di 1 cm. Cerchiamo di farli tutti uguali, così almeno le palline saranno tutte uguali. E avranno anche la stessa cottura.
Li infariniamo così almeno non si attaccano perché andiamo a tagliarli ancora più piccoli. Ecco così. Adesso, poco per volta, ne prendiamo qualcuno con le mani e facciamo questo movimento. Così si formeranno delle palline, senza perdere tempo a farle ad uno ad uno. Vedete? E facciamo così con tutte. Dopo aver fatto le strisce, infarinatele per bene, altrimenti si attaccheranno e non si formeranno bene le palline e quindi avrete fatto un lavoro inutile. Formiamo le nostre ultime palline. E avete visto com'è facile, com'è semplice, com'è veloce preparare questi struffoli? Guardate che belli! Adesso ci spostiamo sul fornello e mettiamo a riscaldare l'olio. Olio di semi. Ma prima li mettiamo in un setaccio. E prima di friggerli togliamo la farina in eccesso. E per sapere se l'olio è arrivato a temperatura, prendiamo una pallina di impasto e la mettiamo dentro. Se frigge, vorrà dire che è pronto. L'olio frigge, quindi è pronto e possiamo tuffare gli altri. Mi raccomando, pochi alla volta. Li muoviamo leggermente con una schiumarola e intanto vengono a galla. Quando cominciano a prendere leggermente colore, sono pronti e li scoliamo. Mi raccomando, non fateli bruciare. E tussiamo gli altri. Vengono subito a galla e si gonfiano leggermente. E anche queste sono pronte e le scoliamo. E friggiamo le ultime. E adesso sciogliamo il miele in una padella. Io utilizzo il miele millefoglie perché ha un gusto più delicato e lo preferisco, ma voi usate quello che vi piace, quello di castagno o qualsiasi altro. E grattugiamo un altro po' di mandarino. Di arancia e di limone. E quando il miele si è sciolto per bene, mettiamo dentro gli struffoli. E li giriamo.
Si sente un delizioso profumo di miele. Li giriamo finché non si saranno impregnati completamente di miele. E una volta raffreddato, questo miele farà da collante per questi struffoli. A questo punto i nostri struffoli sono pronti. Li mettiamo su un bel piatto da portata. Io ho scelto questo di vetro. E adesso li sistemiamo dandogli una forma. A me piace dargli la forma piramide perché mi ricordo che quando ero piccola mia nonna li faceva sempre così. E adesso li decoriamo. Se volete potete mettere anche della frutta candita. Io ho scelto di mettere le ciliegine rosse e le perline. Avete visto che ci vuole davvero pochissimo tempo per prepararli e guardate come sono belli. Adesso io li assaggio e vi faccio sapere come sono venuti. Che buoni! Sono buonissimi, asciutti e croccanti. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Per chi non lo avesse ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, farlo è gratuito e solo in questo modo io potrò continuare a fare le mie ricette insieme a voi. Vi mando un bacio grande, vi auguro buone feste e ci vediamo al prossimo video. Ciao!